Ciao e bentornata in un nuovo video. Allora, ho deciso, ragazzi, per voi di fare una serie di video tutti dedicati alla femminilità. E quindi in questa serie, in questa playlist, ti parlerò di come essere più femminili. Ma prima, se ti piacerà questo video, insomma, regalaci un bel like, iscriviti al canale e tocca la campanellina, così ogni volta che farò dei video sulla femminilità, anche sulle persone empatiche, ho deciso di farle, insomma, ci sono tante sorprese che stanno per arrivare, ti arriverà la notifica. Allora, non so se ti è mai capitato di sentirti magari svuotata, di sentirti senza energie, di arrivare a casa stanca e di litigare con tutti quanti proprio perché ti senti vuota, ti senti arrabbiata, frustrata. Queste cose io le ho, diciamo, quando faccio le letture dell'Akasha, perché sono appunto una lettrice di registri akashici. Mi capitano sempre donne che vengono da me tutte, diciamo, nervose, frustrate, mi dicono proprio questa parola: mi sento, Giorgia, mi sento svuotata e non so come fare per avere più energia. Ecco, allora, se ti capita di sentirti così, ci possono essere ovviamente tanti motivi che diciamo che tanti fattori, tante circostanze della vita, il lavoro, la famiglia, i bimbi che frignano, insomma, tutte quelle cose lì che ti possono portare a depauperare la tua energia, quindi a ritrovarti senza energie. Però ti dico che una delle prime cause della mancanza di energie, soprattutto per noi donne, è che ci siamo dimenticate cosa sia la femminilità. La femminilità, innanzitutto, siccome questo è solo il primo video di questa serie dedicata alla femminilità, ti dico che la prima cosa da fare, la prima caratteristica di una dea, perché a me piace parlare di dee, tu che mi stai guardando in questo momento, sei una dea, soltanto che la società con tutti i suoi ritmi super pressanti e anche insomma, le cose che abbiamo da fare in famiglia, eccetera, eccetera, ci hanno portato ad agire più come uomini, cioè ad entrare di più dentro un'energia maschile piuttosto che diciamo, piuttosto che a entrare nella nostra energia femminile, che è quella più presente dentro noi donne, no? È quello che ci distingue dagli uomini, questa polarità maschile e femminile, che non significa che noi donne ovviamente non abbiamo una percentuale di energia maschile, che è quella che ci permette di progettare, di fare azioni, di usare la mente per schedulizzare, per organizzare la giornata, fare le cose, più l'energia del fare. E noi di questo tipo di energia ovviamente ne abbiamo bisogno. Ma siamo entrate un poco troppo in quel tipo di energia là, troppo mentale, troppo fare, 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 organizzare. E ci siamo dimenticate del nostro cuore, della nostra parte femminile. Però questo che cosa c'entra, tu dirai, con questa cosa che io mi sento stanca? Ebbene, c'entra perché quando noi siamo più maschili che femminili, che cosa facciamo? Ci dimentichiamo di chiedere aiuto. Esatto. Allora, io ti racconto la mia esperienza. Io ero una ragazza, cioè sono una ragazza, insomma, però nel passato, in passato soprattutto prima di scoprire questo magico mondo della femminilità e delle energie, eccetera, tendevo a fare tutto da sola. Non chiedevo mai aiuto, per esempio, che ne so, qualcuno mi diceva: sai, ti posso aiutare a caricare questa valigia sul portapacchi? Io dicevo: no, 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 faccio tutto da sola. Oppure, sai, ti posso aiutare che ne so, a lavare, a pulire queste cose qua? Io: no, 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 non ti preoccupare, ce la me la vedo io. Oppure, sai, ti posso aiutare a... Insomma, tutte le... Oppure, i complimenti, mi facevano un complimento, mi dicevano: mamma mia, stamattina stai benissimo. Io: no, ma che stai a dire? Ma smettila, non è vero. Non so se ti è capitata pure a te questa cosa. A me capitava sempre, oggi abbiamo un po' di muratori, però il bello di fare i video, io ho detto: no, devo fare questo video per queste ragazze, costi quel che costi, non fa niente. Quindi fa niente, sentiamo un po' di ricchetti. Quindi ho pensato, ho detto, a un certo punto mi stavo praticamente depauperando proprio delle mie energie, perché
volevo fare tutto da sola perché pensavo che io ero in grado di fare tutto, ma invece no. Perché quando noi ci mettiamo che non vogliamo, prima non lo chiediamo l'aiuto, e questa è una cosa fondamentale, anche se nessuno te lo offre, però se tu vuoi essere una donna piena di energie, devi imparare a chiedere aiuto. Esatto, tu dici no, ma io quando mai faccio sempre tutto da sola, non c'ho bisogno di nessuno. E poi però come torni a casa? Ecco, questo è il segnale. Come torni a casa? Quando torni a casa, come ti senti? Questa è una domanda che insomma ci devi far caso. Se vuoi continuare a sentirti così scarica, così proprio svuotata e senza energie, continua pure a non chiedere aiuto agli altri. Se invece vuoi ricominciare, e io questo voglio portare a farti fare con questi miei video, anche con il mio video corso che uscirà tra breve, poi vi aggiornerò sempre su qui sul canale. Se vuoi invece riacquistare la tua energia, sentirti più femmina, più femminile, più donna, più, perché noi donne abbiamo bisogno della nostra energia non tanto per fare le cose, ma anche per essere, cioè per dare amore e grazia nel mondo, se no già ci stanno gli uomini che, come dire, non sto dicendo che non dobbiamo fare più nulla, assolutamente, io sono una che fa tante cose, però le faccio, cioè prima per esempio in una giornata mi schedulizzavo 10 cose e poi o le facevo male perché comunque fare tante, cioè prefiggersi la mattina appena svegli di fare troppe cose durante la giornata mi metteva in uno stato d'ansia e facevo tutte le cose senza godermi il momento. Invece ho detto già, ma come ce la vogliamo vivere questa vita? Cioè, ma ce la vogliamo vivere godendocela momento per momento, oppure fare 3000 cose e farle male, oppure farle con uno stato d'animo comunque agitato, oppure le vogliamo fare una cosa alla volta, magari riduciamo le cose da fare, quindi la tua mente è più calma, più serena, perché ricordati che una mente calma è più potente di una mente positiva. Ripeti insieme a me: una mente che è calma, rilassata, è più potente di una mente positiva. Tante volte noi ci affanniamo a fare tante cose, sin dalla mattina ci scriviamo sull'agenda che dovremmo fare 10.350 cose, però poi magari arriviamo anche alla fine della giornata che non siamo riusciti a farle, ma perché non è naturale. Nella natura tutto segue un ritmo, no? E così noi donne cerchiamo di fare meno cose, però con più presenza, con più gioia, proprio incanalate nel momento presente. Io mi sono prefissa questa come risultato, quella di fare le cose con presenza, meno, e soprattutto nel momento di bisogno. Quando tu senti che c'è bisogno, chiedi l'aiuto. Ti do un esercizio che poi alla fine del, quando l'avrai fatto, ti aspetto qua nei commenti perché ti voglio vedere se l'hai fatto e che benefici ne hai tratto. Allora inizia a, per esempio, vai al lavoro, vai in ufficio, che ne so, ti serve un pacco di foglie e stanno lontano dalla tua scrivania, ho fatto un esempio così. Chiedi, dici scusa, mi passi quel pacco di foglie, invece di alzarti e prenderlo tu, dici me lo passi, e poi grazie, perché ricordati che le persone, tra l'altro, sono in particolare gli uomini, amano essere utili a noi. Sì, è così, te lo giuro. Gli uomini, se noi gli chiediamo le cose, ah, forza, vabbè a pigliare sta cosa, cioè vabbè a buttare la spazzatura fuori, perché non fai un cacchio in casa mia. Ovviamente è così, cioè non è che proprio possiamo sperare come dire, che gli uomini abbiano piacere ad aiutarci, ma se noi siamo così gentili, delicate, non finte, certo, all'inizio se non sei abituata ti verrà un po' quella cosa di fingere, di dire ma non sono io, non fa niente, siamo qua per evolvere, non vogliamo di certo rimanere sempre uguali, vogliamo crescere, vogliamo imparare dei modi per vivere meglio, no? Quindi qualcosa la possiamo pure cambiare, quindi dici scusami, mi passi, scusa caro, mi passi l'acqua, oppure mi passi, come quella pubblicità, mi passi l'acqua, mi passi l'olio, mi passeresti questo, oppure mi butteresti la spazzatura per favore, dalla, cioè sempre con tono aggraziato, ecco.
La femminilità è amore, è grazia, è morbidezza e vedrete che riuscirete anche a far fare delle cose ai vostri uomini che pensavate di non far, di non riuscire a fare mai. Perché è così, perché la grazia vince sempre, perché l'amore è sempre così. E poi dopo un bel grazie, perché ripeto, gli uomini adorano le donne che esprimono la loro vulnerabilità, ok? Chiedere aiuto significa proprio esprimere la tua vulnerabilità, che non significa debolezza. Vulnerabilità significa, questo è quello che ho imparato io, significa essere consapevole dei propri limiti, no? E quindi chiedere aiuto. Cioè, noi è vero che io dico sempre siamo delle dee, siamo degli esseri divini, ma siamo anche degli esseri umani che hanno bisogno della collaborazione degli altri, se no nascevamo in un pianeta dove non ci stava un'anima viva e facciamo tutto da sole. Ma in realtà non è così. Stesso Dio, io va bene, parlo molto di, insomma, mi piace anche pensarla in maniera spirituale, no? Cioè anche Dio vuole che noi collaboriamo tra di noi, perché un conto è che una cosa la fai da sola, un conto è che la fai insieme ad altre persone. E poi comunque apparirai più femminile agli occhi di un uomo, perché gli uomini, ti ripeto, adorano fare le cose per noi, se noi gliele chiediamo in maniera così molto delicata e dolce e col sorriso, ecco, va bene? Quindi io in questo video, per questo video è tutto, ti ho voluto dare questa pillola, poi te ne darò altre. E mi raccomando, iscriviti al mio gruppo Facebook Riscopri la tua bellezza con Gio, perché lì faccio anche delle dirette molto interessanti. E poi seguimi su Instagram, perché su Instagram io nelle mie stories pubblico tutto quello che faccio durante la giornata, quindi ti può essere di ispirazione. E poi scarica sempre da qua sotto la mia guida per c'è un primo video di un mio video corso che si chiama Esprimi te stessa senza avere paura degli altri, che è bellissimo, ci ho messo veramente il cuore, ok? Per adesso è tutto, ci vediamo al prossimo video.